Bentornati amici e amiche e appassionati di hardware su BPM Power. Io sono Amedeo e oggi riprendiamo la nostra macchina del tempo per dare un'occhiata a una CPU forse un po' datata, ma sicuramente ancora molto apprezzata, il Ryzen 7 2700X. Questo processore Ryzen fa parte della famiglia della serie 2000, costruito con un'architettura a 12 nanometri Zen Plus, a differenza di quelli della nuova generazione che sono costruiti con un processo produttivo a 7 nanometri. Il nostro 2700X può essere montato su schede madre della serie X370, previo aggiornamento del BIOS, e X470 direttamente. Alcuni modelli sono retrocompatibili anche per la nuova serie, la X570. Il nostro 2700X ha 8 core e 16 thread settati a una frequenza di 3.7 GHz. Grazie al boost possiamo arrivare fino a 4.3 GHz, un po' meno rispetto al suo nuovo successore, il 3700X. All'interno della scatola, oltre alla CPU e al manuale di istruzioni, troviamo anche il dissipatore Wright Prism, solito dissipatore che Medi mette sui suoi processori di fascia più elevata con un'illuminazione tipica LED. Per dare un'occhiata alle performance di questa CPU ci siamo basati su due giochi che utilizziamo molto spesso, Far Cry 5 e L'ombra della guerra. Per il primo titolo abbiamo utilizzato le impostazioni Full HD e Ultra e siamo arrivati ad ottenere un punteggio di 104 fps. Decisamente notevole. L'ombra della guerra è un po' meno performante con soli 96 fps. Si tratta comunque di una performance di tutto rispetto. Inoltre, il nostro 3D Mark Time Spy gli dà un punteggio di 9428, anch'esso decisamente ottimo e di poco superiore alla precedente serie di AMD. Quello che vi starete chiedendo è: conviene comprare un 2700X adesso? La risposta è probabilmente sì, perché il divario prestazionale che c'è con il suo successore, il 3700X, è veramente esiguo. Si parla infatti di una differenza prestazionale inferiore al 10%. Tenete comunque conto che la differenza di prezzo invece è abbastanza notevole. Costa circa 100 euro in più il 3700X rispetto a lui che ne costa circa 170. Quindi sì, se volete acquistare un PC da gaming e costruirlo voi, il 2700X è ancora un'ottima scelta. Ricapitolando, il 2700X è un processore che monta su schede madre X370 e X470. Ha 8 core e 16 thread settati a 3,7 GHz, ma può arrivare fino a un massimo di 4.3. Il suo prezzo è di circa 170 euro ed è ottimo per il gaming in Full HD. Lo trovate ovviamente su bpmpower.com insieme a tutti gli altri processori della famiglia Ryzen. Io vi invito, se lo avete, a dirci che cosa ne pensate nei commenti. Vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube, a lasciarci un mi piace sulla pagina Facebook e anche sul profilo Instagram. Grazie, alla prossima!